La storia del lago Gerundo, prima parte. In questo video passeremo in rassegna solo i fatti concreti del lago. Invece, le leggende che gli sono fiorite attorno, compresa quella del mostro Tarantasio, le tratteremo nel prossimo, che sarà dedicato esclusivamente ai racconti che le nonne, nei lunghi, nebbiosi inverni serali, nelle stalle, dopo aver recitato il Santo Rosario, le raccontavano ai loro nipoti e così venivano tramandate da una generazione all'altra. Un altro punto da mettere in chiaro è il suo nome, che è Lago Gerundo, che deriva da Gera, che sarebbero i ciottoli tondi di varie misure portati a valle dalla corrente dei fiumi e formano anche lo strato superiore della pianura padana. I geologi affermano che l'Italia nel passato non era come la conosciamo adesso, perché si trovava sotto il livello del mare. E poi, qualche milione di anni fa, cominciarono a spuntare le Alpi. Dopo toccò alle isole e gli Appennini. E hanno ragione a sostenere questa teoria, perché a 3.000 metri sul livello del mare odierno troviamo fossili pietrificati di pesci, molluschi e altre forme di vita che vivevano nei mari di allora. Poi dopo toccò alla nostra pianura padana emergere dagli abissi. E man mano che questa si sollevava, si formavano molte paludi, dalle dimensioni e profondità più diverse, e si coprì anche di una lussureggiante foresta. Se noi disponessimo della macchina del tempo e potessimo scattare una foto di come era la pianura padana nei primi millenni della sua emersione, vedremmo un'immagine come questa dell'Amazzonia di oggi, e che potrebbe essere tranquillamente quella della pianura padana fino all'arrivo dei Romani. La foresta pluviale padana era composta da una fitta selva di vegetazione e ricchissima anche di fauna delle specie più varie, nella quale serpeggiavano fiumi che durante le stagioni piovose la allagavano tutta e poi adagio in quelle secche si prosciugava. Con le prossime foto ci vediamo come era la pianura padana fino a 2500 anni fa. E sono immagini del Parco dell'Adda. Ora invece, come è stata trasformata? Ma con la conquista da parte dei Romani 2200 anni fa, e in particolare dopo gli anni 1000 della nostra era, la pianura padana fu dall'uomo prosciugata
con la realizzazione di canali di scolo e la ricchissima vegetazione fu abbattuta per utilizzarne il legname e fare posto alle coltivazioni agricole e nuovi insediamenti umani. La pianura padana, a farla emergere dal mare, oltre che a sollevarsi il fondo marino, ci pensarono anche i fiumi, portando giù a valle i sedimenti rocciosi strappati alle montagne, chiamati in dialetto della mia zona Gerot. E molti paesi, dove una volta vi era il lago Gerundo, hanno nel loro nome la parola Gera, e ne vediamo qualcuno, che sono Brignano Geradadda. Fara Geradadda. Misano di Geradadda, eccetera, eccetera, eccetera. I ciotoli di varie forme e misure, portati dalla corrente dei fiumi a valle, che il disgelo primaverile staccava dai monti, rotolando e sfregandosi l'uno contro l'altro, oltre che a diventare tondi, diventavano sempre più piccoli, man mano che scorrevano verso il mare, giungendovi poi come sabbia. Dopo la distruzione di Roma da parte dei Celti di Brenno, i Romani, imparata la lezione, non ebbero più pietà per nessuno. Eliminati i Sanniti che volevano distruggerla, sconfitto Epiro, che era venuto in Italia con i suoi elefanti per conquistarsi la Magna Grecia, e cancellata Cartagine dalla faccia della terra, e diventati ormai i padroni assoluti del Mar Mediterraneo e i suoi commerci, il nascente Impero Romano partì alla conquista del Nord Europa. I primi a lasciarci le penne furono i Celti Cisalpini, una delle varie etnie che vivevano in Europa da diversi secoli, come vediamo dalla foto, e che, per il loro sostentamento, praticavano un'agricoltura primordiale su grandi spazi, il che gli permetteva di vivere in simbiosi con la natura. A differenza dei Romani, i quali, come la conquistarono, cominciarono a prosciugarla e disboscarla e coltivarne i terreni, fino alla caduta del loro impero nel 400 d.C. E la natura, nei secoli successivi, se la riconquistò buona parte. Negli anni 1000, con la nascita di vari monasteri cistercensi, benedettini, cluniacensi, nella bassa pianura padana, e nuovi centri abitati che diventavano sempre più popolosi, ripresero nuovamente sia lo scavo di nuovi canali che il suo disboscamento, per farne nuovi campi da coltivare e legname per gli usi più vari, e un pochino alla volta prosciugarono tutte le paludi, e adagio adagio prese forma la pianura padana come è oggi. E la stessa sorte, dopo un paio di secoli, toccò anche al lago Gerundo. Il lago era alimentato dai seguenti fiumi: il Serio, il Brembo, l'Adda, il torrente Molgora, e forse anche il fiume Oglio, come sostiene una leggenda. Ma più che un lago, era una grande palude, la cui profondità, forse in certi posti, poteva raggiungere anche una decina di metri. E al suo interno vi era un'isola chiamata, perché non so come si pronuncia, sulla cui sommità venne edificata la città di Crema, il cui nome deriva dalla radice prelatina cre o crem, che vuol dire altura. In moltissime case
sui muri si trovano infissi degli anelli di ferro e la tradizione vuole che lì vi attaccassero le barche. In questi ultimi secoli, man mano che le paludi venivano prosciugate, sui fondali melmosi sono state trovate molte imbarcazioni di diverse epoche, anche di molto primitive, che erano scavate in un tronco d'albero. Il materiale, assieme a diverse parti di scheletri di animali che abitarono la pianura padana, trovati nei secoli scorsi, sono stati raccolti e ora si possono vedere in diversi musei o chiese del posto. Questa, in sintesi, è la storia sull'origine del lago Gerundo ed è stata realizzata per quelle persone che vogliono fatti concreti e non le favole. Invece, per quanto concerne le leggende che sono fiorite attorno a questo lago, ed in particolare al suo più famoso abitante, il mostro Tarantasio, che vediamo, ed eruttava fiamme e con il suo fiato puzzolente faceva morire le persone e mangiava carne umana, e venne ucciso dal capostipite dei Visconti, Azzone Visconti, e che il fatto prima divenne lo stemma del suo casato e poi quello di Milano. Noi lo tratteremo nel video dedicato alle leggende del lago Gerundo.